sempre la stessa storia. Noi veniamo attaccati quando stiamo affrontando i problemi che hanno provocato gli altri e veniamo ignorati quando quei problemi diventano risultati. Allora oggi vi presentiamo un sito web. Siamo qui per presentarvi i nostri risultati e quei risultati dei comuni sono sul sito. Il resto dei risultati proverò a metterli in evidenza nei prossimi mesi girando tutta Italia insieme ai parlamentari, consiglieri comunali, gli attivisti e farvi vedere come dall'opposizione abbiamo cambiato una piccola parte d'Italia, ma dal governo quelle piccole cose che abbiamo cambiato possono diventare un vero e proprio cambiamento radicale del nostro paese. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato con un taglio agli sprechi, circa 40 milioni di euro in meno per il funzionamento della macchina amministrativa, 28 milioni di euro in più per il sociale, ancora abbiamo investito circa 430 milioni di euro nei trasporti, che come sapete è un punto estremamente importante, abbiamo tantissime misure da mettere in campo e soprattutto grazie all'approvazione del bilancio nei termini di legge tutto questo riusciremo a farlo con una corretta programmazione degli interventi, cosa che sino ad oggi era pressoché impossibile. Appena un mese fa il presidente Tajani, appena eletto presidente del Parlamento europeo, faceva un discorso di insediamento in cui chiedeva la solidarietà degli stati membri per la situazione dei terremotati nel centro Italia. Ebbene oggi, ad un mese di distanza, il gruppo parlamentare a cui il presidente Tajani appartiene ha dimostrato di non essere affatto solidale con le regioni terremotate. Oggi noi chiedevamo l'appoggio dei parlamentari italiani affinché la proposta della Commissione europea che permetteva il finanziamento al 100% della ricostruzione delle zone terremotate passasse con una procedura, la procedura semplificata. In tal maniera noi saremmo arrivati a votare questa proposta nella prossima plenaria di febbraio. Oggi i gruppi politici PPE ed SND, a cui appartengono i partiti italiani PD, NCD e Forza Italia, non hanno permesso che passasse la proposta della Commissione. Anzi, hanno ceduto ad un compromesso che allungherà i tempi, allungherà le procedure. Noi vi terremo informati per spiegarvi nel dettaglio in cosa consiste questo compromesso. Piuttosto, fate loro delle domande precise e pretendete delle risposte precise. Questa non può essere una battaglia politica o di partito, ma deve essere una battaglia italiana per ricostruire subito le regioni terremotate. Finalmente la nostra proposta di legge per elezioni pulite arriverà all'esame dell'Aula della Camera. Il testo introduce delle regole semplici ma importanti al fine di evitare il condizionamento del voto ed i brogli elettorali. Infatti noi prevediamo una maggiore visibilità dell'elettore dentro la cabina in modo che sia comunque garantita la segretezza e la libertà del voto. Inoltre prevediamo una maggiore trasparenza delle urne tramite l'introduzione di contenitori in plexiglass in modo che non si possano introdurre delle schede già votate. Per quanto riguarda invece i presidenti di seggio, non potranno essere parenti dei candidati nelle liste, né aver ricevuto condanne, nemmeno in primo grado, per mafia o reati contro la pubblica amministrazione. Altre novità riguardano gli scrutatori, che dovranno essere scelti per il 50% tra quanti risultano nelle liste dei disoccupati. Prevediamo finalmente la possibilità di far votare i fuorisede in occasione del referendum. Gli studenti, i lavoratori o coloro che per cure mediche vivono lontano dal luogo di residenza potranno esercitare il voto. Noi vogliamo andare al voto subito e andarci con delle elezioni pulite. Tempo fa questa maggioranza richiva in aula e chiede così a spot venati miliardi. Noi chiediamo in quale modo li voglia spendere, chi sembra il minimo. Attendiamo il decreto, nulla da fare. Anche nel decreto non viene in nessun modo chiarito o specificato come verranno spesi i 20 miliardi. Un po' tutto il primo che arriva, prima se che li piglia. Per ora se li è presi il Monte dei Paschi con la garanzia su un'emissione di 7 miliardi. Sui giornali si parla molto, dobbiamo fare i nomi. Qualcuno ha fatto i nomi, ma non l'abbiamo messo nella legge. Ossia, noi non lo sapremo mai né chi ha preso i soldi né chi li ha dati, perché la colpa è anche chi li ha dati. Non intendiamo assolutamente dare la fiducia a questa maggioranza e agli amici di Mazza e Pallina che vanno a giocare a golf. Grazie.
Abbiamo presentato finalmente la nostra proposta di legge per contrastare il fenomeno del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. La nostra proposta di legge è molto chiara, è stata condivisa da molti tecnici del settore addetti ai lavori e consiste in due cose fondamentali. Il biglietto nominativo. Oggi dobbiamo trovare un metodo che garantisca a chi deve vendere i biglietti di venderli legalmente e all'acquirente di comprarli ad un prezzo normale a quello stabilito. Quindi il biglietto nominale per noi è la soluzione ottimale. E poi le società che vendono i biglietti online diamo l'obbligo, se vogliono vendere sul mercato italiano, di dotarsi di sistemi efficaci per contrastare i famosi bot. Negli Stati Uniti è uscita una legge che va in questa direzione, noi stiamo portando avanti questa battaglia perché è fondamentale oggi normare questo settore che abbiamo visto negli ultimi recenti casi dei Kolbe e dei Ludue è sempre peggio. Quindi la nostra proposta di legge è stata depositata, se c'era la volontà politica di fare le cose si fanno velocemente, quindi approviamo subito questa legge, subito. E oggi ho incontrato qui nel mio ufficio il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, a cui io ieri ho chiesto di chiedere scusa a nome dei giornalisti italiani che hanno diffamato il movimento con la vergognosa bolla inesistente delle polizze su Virginia Raggi, ma in generale hanno fatto passare il movimento come un movimento che prendeva soldi, che rubava soldi. Noi non abbiamo mai rubato un euro a nessuno. Oggi l'ho incontrato qui perché il presidente Iacopino ieri aveva scritto un comunicato dicendo: voi segnalatemi casi particolari senza generalizzare, e gli ho consegnato una lettera in cui ci sono tutti i casi particolari in cui si è parlato di voto di scambio, si è parlato di voti pilotati, di soldi che si facevano girare sulle polizze vita e che avrebbe preso il movimento, che avrebbero preso esponenti del movimento. Questi casi li ho segnalati al presidente dell'ordine e gli ho chiesto ovviamente di affrontare la questione, perché non è etico, non è deontologico, non è corretto scrivere menzogne. Il silenzio assordante dei media, Forza Italia e la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo stanno votando un trattato suicida per l'Italia e l'Europa. Stiamo parlando del CETA, un trattato pericoloso come il TTIP. CETA è l'acronimo di Accordo Economico e Commerciale Globale. Questo accordo ha l'obiettivo di eliminare i dazi doganali tra l'Unione Europea e il Canada. Sul sito della Commissione europea si legge: il CETA, una volta applicato, offrirà alle imprese europee nuove e migliori opportunità commerciali in Canada e sosterrà la creazione di posti di lavoro in Europa. È falso. Il CETA distrugge le piccole e medie imprese italiane a favore delle grandi multinazionali. Guardiamo quali conseguenze disastrose si porterà dietro il CETA. Nell'agricoltura. Il CETA dà il via libera alle importazioni di prodotti suini canadesi nel mercato europeo, danneggiando così le nostre eccellenze alimentari. Nel 2014, nonostante il crollo dei prezzi nel settore europeo di carne suina, i prodotti canadesi sono stati venduti a un prezzo più basso del 25%. Il CETA dà il via libera all'invasione di OGM. Italia e Canada sono grandi produttori di grano, ma con il CETA il prezzo del grano canadese sarà più basso e quindi più competitivo di quello italiano. Nell'economia. Le piccole e medie imprese italiane ed europee saranno schiacciate dalla concorrenza delle grandi multinazionali canadesi. Le imprese chiuderanno, lasciando a casa milioni di lavoratori. Le grandi multinazionali potranno permettersi economie di scala a costi di produzione più bassi, a scapito delle piccole e medie imprese italiane che non saranno più competitive. Nella salute e nell'ambiente. Il Canada permette l'utilizzo della ractopamina negli allevamenti dei suini, uno steroide già vietato in oltre 160 paesi, e gli ormoni nella carne bovina. Il CETA porterà questa sostanza sulle tavole degli italiani e degli europei. L'aumento nel commercio transatlantico causerà l'aumento delle emissioni inquinanti del comparto dei trasporti. Nella democrazia. Con il CETA nascono le corti arbitrali. I governi non saranno più in grado di proteggere i propri mercati e i prodotti. Con il CETA le multinazionali possono citare in giudizio gli stati che sminuiscono i loro prodotti nocivi. Con il CETA addio ai ricorsi per le imprese che violano le regole ambientali, le norme sul lavoro o sulla salute pubblica. Il Movimento 5 Stelle e tutto il gruppo FDD hanno già fatto il possibile per bloccare questo accordo suicida, lottando contro le istituzioni e informando i cittadini. Tutto questo non basta. Sono i popoli consapevoli a cambiare la storia. Oggi dobbiamo gridare: stop CETA!
nostra proposta di legge per elezioni pulite arriverà all'esame dell'Aula della Camera. Il testo introduce delle regole semplici ma importanti, al fine di evitare il condizionamento del voto e di brogli elettorali. Infatti noi prevediamo una maggiore visibilità dell'elettore.